Una partita di calcetto ogni venerdì per un anno intero. Avversari degli studenti di quinta del liceo Gioia sono i giocatori del centro diurno del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda sanitaria di Piacenza. Un'esperienza di integrazione tra realtà diverse che con il passare del tempo ha posto le fondamenta di un'amicizia speciale. Questa mattina a Farini è andata in scena la gara conclusiva del progetto, terminato con le premiazioni e un momento conviviale. Si tratta di un'esperienza molto consolidata che mette a contatto direttamente, direi fisicamente, i nostri ragazzi con i pazienti del centro diurno che realizzano su un tempo molto lungo, molto disteso, in una dimensione di vicinanza, di prossimità, sul campo di calcio, negli spogliatoi, realizzano un'integrazione progressiva, lenta, vorrei dire quasi amicale in certi tratti. Basti dire che ci sono esperienze di alcuni ragazzi che, siccome l'esperienza è rivolta a ragazzi diciottenni, quindi tutti gli anni tornano, ragazzi che sono passati attraverso annate diverse e che tornano regolarmente ad incontrare gli amici, diciamo, con cui hanno giocato in questi anni. I ragazzi che si sono avvicinati a questa attività hanno cominciato così, in modo molto semplice, della serie vado a fare qualcosa per gli altri, mentre poi ci si rende conto che si ha bisogno gli uni degli altri e questo è molto bello. Un altro punto forte di questa attività, secondo me, è la continuità, è a piccole dosi tutte le settimane per tanto tempo. È così che si crea una mentalità, che si vince lo stigma, che si entra in un mondo che magari non è appartenente a tutti i ragazzi, insomma. Cosa ti ha spinta a partecipare a questo progetto? Io ho fatto lo stage alla psichiatria di collegamento a Piacenza e quindi mi attira questo mondo e poi mi piace giocare a calcio. Quindi. Ci fa conoscere un ambito nuovo che noi magari non conosciamo e all'inizio magari possiamo avere un po' di pregiudizi che poi ci sono stati smentiti, diciamo. Tra i giocatori del centro diurno ci sono anche alcuni atleti che hanno vestito la maglia della nazionale ai campionati mondiali in Giappone per persone con fragilità mentale. Cosa rappresenta per te giocare a calcetto? Rappresenta molto per me giocare a calcetto con questi ragazzi. Come vi trovate? Chi è il più forte? Lui, sono un po' più forte. E in Giappone com'è andata? Abbiamo arrivato terzo. Siete soddisfatti o volevate di più? Volevamo di più, volevamo il primo posto. A fare gli onori di casa il sindaco di Farini, Antonio Mazzocchi. Abbiamo collaborato con tutte le scuole ci sono stati vicino nel momento dell'alluvione, sono tutte venute ad aiutare. Oggi il liceo porta i ragazzi, ci fa molto piacere che i ragazzi delle nostre scuole di Piacenza vengano in montagna, è veramente una cosa interessante, bellissima.